Buonasera a tutti e ben ritrovati. A un anno dalla prima edizione di FinTech Awards ci ritroviamo qui nella cornice del Magna Pars di Milano per la seconda edizione. L'evento premia le eccellenze tra le aziende del comparto FinTech. Prima dei consueti awards, la nostra giornalista Eleonora Fraschini di Finance Community terrà una tavola rotonda con alcuni professionisti del settore, ma andiamo a sentire cosa hanno da dirci. Nel 2024 cosa dobbiamo aspettarci dal settore fintech? Diciamo che ci sono tanti nuovi trend che stiamo osservando come associazione. Sicuramente un trend fortissimo è l'attenzione agli investimenti sull'AI generativa, quindi sicuramente su tutti i temi dell'AI che stanno un po' diventando anche, diciamo, molto diffusi in termini di nuove startup. Ci aspettiamo anche un ritorno, speriamo, insomma, di investimenti e di investitori, quindi speriamo di rivedere dopo un anno un pochino, diciamo, di flessione degli investimenti, un ritorno di attenzione da parte del mercato degli investimenti. E forse come ultima cosa che segnalerei è la grande attenzione, le grandi potenzialità di fintech e sostenibilità, e quindi molte nuove iniziative, nuove realtà, nuove startup che coniugano i temi della finanza, dell'innovazione con i temi della sostenibilità. Beh, come Team System ci aspettiamo una crescita dell'utilizzo dei servizi di pagamento e in generale di quelli che sono i servizi legati al mondo del fintech. Abbiamo l'anno scorso registrato un aumento dell'adozione da parte dei nostri clienti e introdotto anche una grande novità, che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno degli strumenti che loro vanno ad utilizzare, e questo sarà sicuramente di grande aiuto per le imprese e per la costruzione del valore. In generale per il mondo del fintech, che comprende operatori diversi, direi che le aspettative sono molto positive, gli investitori si stanno riaffacciando con interesse al settore, per cui da un punto di vista di fundraising è sicuramente un anno con delle prospettive positive. Da un punto di vista più specifico del mondo del wealth tech in cui opera Moneyfarm, direi che le evoluzioni attese sui tassi, il rally di borsa degli ultimi mesi ci danno una prospettiva altrettanto positiva di interesse da parte dei clienti nel tornare ad investire, nel tornare a dare fiducia ai mercati, per cui le aspettative per il 2024 sono sicuramente positive dal nostro punto di vista. I trend secondo me principali su cui andremo a incidere dal punto di vista fintech, a mio avviso, sono sicuramente il mondo dei pagamenti, dove ci sarà una crescita e uno sviluppo ulteriore. Avremo probabilmente una crescita delle nuove tecnologie, quindi blockchain, intelligenza artificiale e probabilmente anche Internet of Things. E non escludo che ci siano anche dei temi di aggregazione, di fusione, di ottimizzazione tra società in quest'ambito, e non sarebbe male vedere anche una attività dal punto di vista di sviluppo su tutto ciò che è il mondo di inclusione finanziaria. Questo come trend in generale. Poi probabilmente avrà un suo impatto importante anche l'aspetto regolamentare, perché non dimentichiamo che abbiamo diciamo, regolamenti come DORA, MiCAR e la PSD3 che andranno a incidere ulteriormente sull'evoluzione del mondo fintech nel suo complesso. In sintesi, penso che il fintech avrà comunque modo di essere incisivo nell'evoluzione della digitalizzazione in generale dei prossimi anni.